Tutto, dimmi tutto. Ciao Angelo, buongiorno. Allora, senti, io ho la macchina finita, vorrei fare una lezione per mettere in tavola, come se io lunedì volessi andare in produzione. Ok, va bene. A questo punto, una volta che riesco a mettere in tavola tutto quello che ho fatto fino ad oggi, mi ripasso le lezioni e rimetto tutto quanto in tavola, proprio faccio dei libri interi, a meno che la pratica anche esatto, va bene. Allora, capito perché? Chiaro. Prego. Chiaro. Perché allora, non sto facendo altre macchine, ma sto realizzando sempre tutto quello che ho fatto. Quindi la gamma l'ho fatta altre tre volte, poi i tubi, li piego, li giro. Voglio fare pratica su tutto quello che abbiamo fatto. Esperienza. L'importante è fare esperienza in contesti diversi, e magari ripetere l'esercizio 2, 3, 4, 5 volte, in modo che puoi memorizzare i passaggi e dopo ti vengono in automatico, giusto? Allora, ho capito. Stasera possiamo fare così, guarda, iniziamo a fare la messa in tavola di questo progetto, quindi se facciamo CTRL 7, allora vediamo un po', andiamo in isometrica. Allora, per fare la messa in tavola bisogna capire che esista la messa in tavola dell'assieme e la messa in tavola delle singole parti. L'assieme ti dà un'informazione come assemblare le parti, mentre le tavole delle singole parti devono essere date al costruttore per dare indicazioni come costruire la parte, giusto? Quindi noi cominceremo uno a uno a sviscerare tutte le parti per non dimenticare neanche una. E come si fa? Allora, io ti dico il mio metodo, quello che uso io, è che comunque che in questo modo non ne lasci neanche uno fuori, perché o potresti andare così a occhio, faccio prima questo, poi faccio questa tavola, poi fai però rischi che con la mente umana fai fatica, capito? Allora io ti suggerisco questo sistema. Allora fai CTRL 7, fai prima la messa in tavola dell'assieme e ti tiri fuori tutta la distinta, per cui fai, guarda, fai questo, fai crea disegno, crea disegno dall'assieme, vedi che c'è Alt Q, per cui è come se facessi Alt Q, ok? Quindi adesso faccio creo un disegno, ok? Qui adesso forse c'era da personalizzare le tavole, non mi ricordo. Sì, mi sembra proprio di sì, c'è da personalizzare. Vabbè, no problem. Facciamo così, guarda, prendiamo la prima vista. Ecco, una cosa che c'è da sistemare, che non abbiamo mai sistemato, vedi che ti salta fuori tutte queste cose qua, che allora, prima di tutto, qua ti conviene visualizzare il task pane, che è questo, che tu non hai, che è questo, aspetta, questo, dove workspace, non mi ricordo se era questo, ah, eccolo qua, vedi. Io ti consiglio di visualizzare il task pane, quindi fai così, clicca qui e così ce l'hai. Sì. Poi ti consiglio di non visualizzare le origini, perché ti complica un sacco la vita, vedi? Lascia perdere, quindi fai così, visualizza, togli la visualizzazione delle origini, questi è blu, sono le origini dei singoli pezzi, ma non ti conviene visualizzarli in questo momento, lascia perdere, quindi vai qua. Ce lo troviamo così perché non l'abbiamo mai personalizzato noi il software, per questo no problem. La parte del 2D intendo, ovviamente. Quindi andiamo in nascondi mostra e poi togliamo, che non vogliamo vedere, le origini, queste qua, vedi? Queste qua, Alt V. Ah, eccole. Vedi? Ok, poi anche questi schizzi
possiamo anche nascondere. Vai qua col destro e fai nascondo il schizzo. Cioè, ripuliamo un po' il disegno, insomma. Sì. Nascondi. Sempre con i tasti anche, Ah, là, ti raccomando, no? certo. Vai qua col destro e fai col destro, col tasto destro del mouse, nascondi. Ok. Buon, bene. Primi da Eccoli. F. Sei su. Allora, qua dobbiamo cambiare. Allora, fai la prima cosa è Ctrl S, che vuol dire salva. Salva il file messo in tavola, Sì. che avrà lo stesso nome del 3D solamente con estensione DRV, vedi? Quindi fai salva. Lui adesso Sì. crea un altro file chiamato DRV con il nome dell'assieme, no? Con l'assieme rappresentato. Ora, una cosa Sì. che mi piacerebbe cambiare è il formato. Vediamo che formati ci sono qui. Ehi, c'è poca roba qua, mi sa. Mi sa che non c'è nulla qui. Come mai? Caspita, Mai dov'è? aperto, signore. Infatti, mancano tutti i formati qua, sì, mancano i formati. Dove li troviamo i formati? Dove li troviamo i formati? Allora, fammi pensare qua un minuto. Qua? Perché non li troviamo qua i formati? Dobbiamo cambiare, aspetta un secondo, dobbiamo cambiare, sai che cosa? Personalizza. Andiamo qua in strumenti. Aspetta, ti do la finestra. Aspetta, ti do la finestra. Ah, ecco perché è il monitor. Ok, qua noi dobbiamo andare qua in Aspetta, io il monitor lo levo, che l'altro lo No, 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 ma spacco. tenere, no, puoi tenerlo il monitor, non c'è problema. A me interessava le opzioni, voglio capire dove tu vai a trovare i template delle messe in tavola. E li trovi qua, posizione file. Qua trovi messe in tavola, che sono i cartigli. Fammi capire. Aspetta un secondo. Standard disegno, modello tabella, definizione linea, percorso, modello tabella punzonatura, modello. Eccolo qua, formati foglio, eccoli qua. Sono qua. I tuoi formati foglio sono Ah, qua. ecco. Program data, SolidWorks, lui va a prenderseli qua. Ma ti conviene usare i formati non language Chinese, ma ti conviene language italiane. Fai così allora, guarda. Sì. Ricordiamoci questa cosa, program data. Quindi facciamo così. Cancella program data SolidWorks 2018. Quindi devo ricordare questa cosa, aggiungi. Andiamo qua in program data. C, due punti. Program C due punti un po' sarà qua C due punti aspetta, C due punti uguale sarà program data qua Sì, può essere dentro. forse qua Ecco, SolidWorks. no no io voglio program data. Perché non lo trova? Proviamo questo, dai. Sarà dentro? No, no. Allora, facciamo così. Non lo vedi. Program data, scriviamo proprio. Program data, scriviamo. Guarda, aggiungi. C, punti. Perché è nascosta, program Ah. data. Eccola qua, trovata. Dopo andiamo dove? In SolidWorks. Qua. Poi andiamo in Sì. SolidWorks 2018, qua. Gli diciamo language, ok? Non scegliamo Chinese, Italy. ma cerchiamo Italian, questo. Sì. Setup sheet image, setup sheet, questo deve essere probabilmente, no, non è questo qua. Non hai... Proviamo questo, Italian, vediamo se funziona.
togliamo il Chinese. No, solido, no, scusa, solido scam, no, non lo voglio, scusa. Aggiungi. SolidWorks. Cam, no, ho sbagliato, scusa. Non è cam. Torno su. Ho sbagliato, questo era. Seleziona. Aggiungi language Lan Italian. Italy. Sheet format, questo Oh, mamma mia. è. Vediamo cosa c'è in sheet format. Questo cancello pure che non serve. Devo andare a vedere cosa c'è in sheet format perché questo qua lo cancelli il Chinese. Sì. Quindi andiamo a vedere, program data SolidWorks 2018, ok, sì, vediamo se prima questa cartella, sì, sì, ok, devi dire di sì per forza, lui cambia la cartella, vediamo adesso cosa succede, perché non era impostato il percorso di ricerca dei formati, eccoli qua, va bene così, Oh, mamma mia. questo qua va bene, Sì. quindi vai. Cambiamo il formato adesso, usiamo subito, perché l'impostazione la tua è cinese, noi usiamo una 3. Applica modifiche e lui cambia il formato. Chiaramente questo formato è da personalizzare, adesso io non voglio personalizzartelo per ora, adesso No, no. voglio Certo, insegnarti come fare le certo. messe in tavola. Dopo sarà da personalizzare col codice, col materiale qua in automatico. Volendo possiamo fare anche adesso, però perderemo, cioè, perderemo per fare una cosa del No, no, genere. no, no, andiamo Ok, facciamo uno per allora le volta, capito? tavole. Va bene. Quindi l'assieme lo mettiamo qua. Poi mettiamo una vista isometrica. Io ti insegno adesso il metodo che devi usare per fare la messa in tavola. Poi magari insegno questa. Una cosa che devo Ti capire. raccomando, sempre Si no, non clicca, dalla tastiera. certo, hai ragione. Quindi adesso cosa fai? Clicchi qua sulla vista, ti compare questa Sì. iconcina e qua che significato hanno queste icone? Una ti dice di aprire l'assieme in posizione, no, aprire l'assieme. La seconda, aprire l'assieme in posizione in cui lo vedi. La terza invece ti permette di fare una vista proiettata, capito? Per cui se clicchi qua, prima clicchi sulla vista, poi clicchi sulla vista proiettata, a questo punto dove vai a orientare il mouse, lui in automatico si calcola la proiezione. Chiaro? Quindi Sì, sì. sì, 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 sì. Quindi clicchi qua e poi fai clic col mouse per fissare questa vista, no? Mi accorgo che cosa? Faccio ok, mi accorgo che magari la 3, allora queste viste sono piccole, sono un po' piccoline, no? Ti conviene aumentarle così si vede meglio. Puoi anche ingrandire, passare a una 2, tanto è un assieme, per cui ti consiglio. Allora fai così, guarda, vai qua sulla sheet, vai qua col destro, ok? E scegli Sì. proprietà del foglio, perché il concetto qua è su questo Sì. oggetto, col che azioni o che proprietà posso cambiare questa proprietà del foglio. Proprietà. Io in realtà non voglio 1 a 50 che mi sembra esagerato. In questo caso noi potrebbe andare bene anche 1,25. Controlliamo, lui ti scala tutte le viste 1 a 25, vedi? È più chiaro. Ma forse potrebbe essere bene, essendo un assieme, potresti fare anche un assieme 1 a 15, toh. Proviamo. Vedi, Oh, così è più chiaro, giusto? Ok, sì. bene. A questo punto noi cos'è che facciamo? Allora, prima di tutto dobbiamo accertarci che l'angolo sia giusto, perché io non mi ricordo se l'angolo corretto è il terzo angolo o il primo angolo. Devo controllare una cosa, se vado qua, perché se faccio il primo angolo è il criterio di visualizzazione se utilizzo quello americano. Allora, se io mi metto in questa posizione,
Cos'è che vedo? Vedo prima questo. Sì, è corretto così. Quindi tu devi cambiare qua proprietà primo angolo. Primo, Sì, perché ok. questa è la convenzione europea, non come sono gli Sì. americani. Giusto, no? Perché se vado con la vista di qua, vedo Sì. questo qua. Se io faccio adesso, prendo questo, clicco qui e vado qui, è corretto che mi fa vedere questo. È giusto, no? Sì. Sì, perché se faccio, questo è il terzo angolo. Perché se faccio il primo angolo, guarda cosa succede. Se faccio il primo angolo, lui mi fa vedere quello, questa vista, quello che vedo da qua. Guarda, guarda la differenza. Proprietà. Non voglio più il primo angolo, ma il terzo angolo. Guarda cosa succede. Applica modifica. Vedi? Guarda qua, per esempio. Qua te lo fa vedere dal basso, vedi? Sì, ho visto. Questo lo vedo di qua. In realtà a noi europei fa bene questo, cioè è più indicato questo, fammi capire Eccolo qua. se questo è giusto, no? Perché davanti c'è questo, sì, e questo è il primo angolo, corretto, è il primo angolo. Sì. Già che ci siamo, sai cosa facciamo allora? Modifichiamo i template in modo tale che tutte le volte facciamo così, guarda, fai salva template, lo salviamo questo template, il formato foglio a 3 ISO, io sovrascrivo il template originale in modo tale che, ok, in modo tale che ogni volta non stai lì a cambiare tu l'angolo, ma tutte le volte che crei un nuovo foglio a 3 l'angolo viene selezionato automaticamente come primo, che è quella Ah, convenzione. capito. Che è la convenzione europea, vedi? Ok? Sì, ho visto, Perfetto. bello. Allora, adesso, già che ci siamo, magari facciamolo, dato che non è simile, cambiamo il formato, mettiamo una 2. Quindi vai qua, col destro, proprietà, Sì. andiamo su una A o anche una 1. Se facciamo la 2, poi faccio applica modifiche, lui cambia il formato da A3, lo porta su una 2, vedi? Per cui fai applica, E A2 che forma, A A2 che carta è? A2 è 2 volte la 3, la 2 Oh. sono 2 A3 messi insieme, la Ah, ho capito, ho 1 capito. sono 2 A2 messi insieme, capito? Ah, La ok. 0 sono 2 A1 messe a 0, messi insieme. Ok. Devi prendere la 2, se tu lo prendi, lo dividi esattamente a metà, ottieni 2 A1, scusa, 2 è A3, scusa, 2 A3. Ho Ok, capito, ho una capito. cosa che però che dobbiamo fare subito è questa proprietà, andare qua, mettere primo angolo, sì, e poi salvare il formato in modo tale che lui la prossima volta memorizza A2. Lo faccio anche per gli altri, così siamo a posto. Sì. Guarda, già che ci sono, lo faccio anche per gli altri, qui faccio proprietà, ti carico adesso la 1 e così la 1 e poi faccio proprietà, andiamo a controllare l'angolo che sia ancora come primo, perfetto, e poi fai un salva, salva formato. In questo modo lui salva formato foglio A1 e adesso facciamo anche la 0. Così concludiamo il discorso. Proprietà, la 0. Ah, manca la 4. Andiamo col destro. Controlliamo. Ok, primo angolo va bene. Salva. Formato foglio, sì. Salva, sovrascrivi la 0. Sostituire sì. Perfetto, e adesso andiamo, l'ultimo che ci mancava, l'appello, era la 4, per cui facciamo così, vai qua col Sì. destro,
proprietà A4, ok? Apri, applica, applica modifiche e poi facciamo anche lì salva, salva il formato foglio, lo salvi in A4. Perfetto. Adesso le viste sono memorizzate. Bene, torniamo un attimo noi, salviamo questo, lo vogliamo mettere su un A1, questo qua, che è bello grande, e ci sta anche la distinta. Sì. Allora, cominciamo. Quando fai una messa in tavola, devi far capire come è fatto l'assieme. La prima cosa che devi fare, certo, la prima cosa che devi fare è posizionare le varie viste in modo tale che occupano, siano uniformemente distribuite sulla pagina. Okay? La seconda cosa che devi fare, certo, per iniziare è il disegno di tutti i dettagli. Per cui, per fare ciò, ti aiuti da una distinta che genera lui. Per cui fai così, guarda. Prendi questa vista e inserisci che cosa? Inserisci una tabella. Quale tabella? Una tabella di distinta. Questa è distinta, ok? Distinta materiale. Distinta materiale, ok? Noi faremo una distinta, possiamo scegliere di fare una distinta solo per parti o con rientranza. Io ti consiglio per iniziare solo il primo livello, in modo che lui si ferma ai sottoassiemi e poi per i sottoassiemi farai una tabella a parte, una pagina a parte, ok? Bene, adesso cominciamo. Noi cosa facciamo adesso? Prima di tutto facciamo inserisci, boom, confermi. Eccola qua. Qua è tutta la bomba, questa qua, che possiamo mettere qua. Di solito la bomba si mette sopra il cartiglio, di solito, ma è abbastanza opinabile, ognuno poi fa quello che vuole. Io faccio così, guarda. Questa qua la metto qui e la mia bomba la metto qui. Capire. Ok, ora io ti consiglio, per non dimenticare, questi qua sono tutti i dettagli che appartengono, cioè appartengono al tuo assieme, no? Ah, Sì, ho capito. quindi fai così, guarda, comincia a fare un ingrandimento. E cominci uno a uno a farteli, no? Io ti consiglio di metterli in ordine, in ordine di, vediamo un po', Numero. numero parte, sì, anche numero parte va bene, confermi. Quindi cominci, questo che cos'è? Apri e cominci uno a uno a farteli tutti. Vedi che quando vai qui, lui in automatico te li evidenzia. Guarda che adesso non so, se io faccio clicco su questa parte, per esempio, guarda, non te l'ha evidenziato perché? Ah, perché sarà nascosto dentro. Vabbè, non c'è problema. Il tuo obiettivo adesso è fare ogni disegnare tutti i particolari. Cominci col primo, apri. Sono tutti da disegnare, no? Tranne questi che sono commerciali. E cominci. Questo lo devi disegnare, quindi fai crea disegno. Questo lo metterai su una 4, immagino, no? Quindi draw. Sì. Caspita, sai che qua non ha preso. Perché non mi ha preso? Mi prende il draw, vabbè, aspetta che devo cambiare una cosa, devo cambiare, perché mi ha preso questa, ma io non volevo. Lo metto su una 3. Io voglio obbligarlo a chiedermi la tavola ogni volta che faccio il disegno, capito? Allora io Allora faccio. sistemiamolo prima, almeno
Capito, Angelo? Certo. Meglio posizionare tutto e poi magari la prossima lezione e non c'ho più da impazzire con i fogli. Sì, se sì, mi vengono sì, fuori sì, sì. O no. Faccio così, guarda, un secondo, questo lo salvo un secondo. Allora, devo aprire il dot perché qua c'è da configurare. Aspetta un secondo, facciamo così, guarda. Devo cancellare, apro il dot. Il dot è un file template della messa in tavola. Quando è stato fatto, probabilmente qualcuno qui al... Aspetta un secondo, dove è? English. Questo English è italiano. Language. Non capisco dove sono i dot qua. Aspetta un secondo, perché? Caspita. Non trovo i dot, scusa. Dot. Template. Do, eccole qua. Ci dovrebbero essere qua i dot e non ci sono. Che cosa sono? Sono i template, quelli che vengono usati. Non ci sono. Perché non ci sono? Non lo so. Aspetta, scusami. Aspetta un secondo che non capisco perché. Vado in opzione sistema. Ubicazione, posizione dei file. Modello del documento qua. Io devo cercare se cosa il punto dot, quindi andiamo in, allora facciamo così, guarda, facciamo così, andiamo SolidWorks Corporation, che non mi ricordo in questo momento dove sono i dot. Io facciamo così, dove sono qua. Aspetta un secondo, c.programfile, no, facciamo così. C due punti programmi, facciamo corp, c'è SolidWorks Corporation, eccolo qua, SolidWorks, fammi vedere sui dot qua. Dove sono i dot? Scusa. Dentro English Old, aspetta, no? Aspetta, aspetta. Allora, SolidWorks Corporation, devo scrivere una SolidWorks Corporation, SolidWorks Lang English, quindi, dove sono le risorse qua? Dove si lascia gli accessori? Esplora le risorse. Trovo, ma non hai qua il coso ricerca? Lo facciamo così, guarda, cerchiamone uno qua. E io non lo so adoperare questi computer, capito? Sì, 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 no problem. E come se fa? Fai così, guarda, allora. Ctrl O. Aggiungi. Ah, perché non hai template qua.
Aspetta, scusa, mi sono perso un attimo. PRT DRV dot, devo cercare questi. DRV dot. DRV dot. Dove sono i punto di RV dot? Eccoli qua, trovati. Oh. Apri percorso. Eccoli qua, finalmente, su tutorial li ha messi. Quindi, Lang English tutorial. Quindi è tutorial. Quindi, tutorial. Ricordiamoci questo. Quindi, opzioni. Tutorial, Lang Sì. English tutorial. Posizione file. Lang English tutorial. E se io facessi qua, quindi io posso copiare questo. Lui non ce l'ha in Italia, ce l'ha solamente in inglese, i dot. Vabbè, no problem. Facciamo così, Si guarda, possono torniamo. copiare e No, no. portarli, Facciamo qua, copiarli andiamo e qua in English, qua andiamo in English. sì. English. English sheet format. Allora. Se tu li vai a cercare c'è Old English, li copi da lì, li prendi. Mi sono perso. Aspetta, scusami. Punto dot. Allora, qua. Quindi abbiamo scoperto che i formati sono in Lang, non in Lang Italian va bene, però devo scegliere English. Ok? English, giusto no? Sì. Poi c'è tutorial, che non vedo, perché non vedo? Perché non vedo, scusa? Noi qui abbiamo anche un English Ah, perché sono folder. in program data! Porco cane, ecco perché non vedo. Certo, sono in program data, sbagliato. Qua è sbagliata, qua devo essere in program. Ecco perché non le vedevo tutorial. Certo. C, due punti. Program, ecco Program. perché programmi. Ero in program data prima. Ecco per quale motivo non. Quindi fai vai. Ah, capito. SolidWorks Corporation. SolidWorks. SolidWorks. Poi c'è Lang Italian, Lang. Poi c'è English. Sì. Poi c'è tutorial. Eccolo Eccolo, eccolo. qua. Questo è seleziona questa cartella. Fatto. Adesso si vedrà che tutti i commenti tornano. Perfetto. Lui andrà a prendersi il template da lì. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, Angela, come ti fa? Ok, adesso infatti cosa succede? Se io faccio cancello tutto, proviamo da capo, elimina, Sì, partiamo da zero partiamo da come se dobbiamo zero, fare da zero. Eh? ok, quindi facciamo chiudi, salva, sì, ok, partiamo da zero, io voglio fare questo, cosa faccio? Vado qua, faccio crea disegno dalla parte, esiste già per il sì.
Esiste già, no problem. Devo fare così, allora guarda. Proprietà. Sì, allora, questo esisteva già, per cui dovevo cancellarlo prima. Vabbè, facciamo un altro pezzo, dai. Questo lo teniamo qui e questo lo mettiamo qui. Creiamo un altro pezzo un attimino. Faccio salvo questo e vado al successivo. Questo non mi interessa. Per esempio, questo che non esiste di sicuro. Questo. Quindi fai Sì. apri. Ok? Facciamo Sì. apri parte. Quindi apri 01 il codice del disegno, no? Non so cosa sia io, però immagino che okay, è da fare. Per cui fai crea disegno dalla parte. Vediamo cosa ci risponde lui adesso. Disegno, questo disegno, sì. Un secondo. Eccolo qua il DRV. Devo cambiare questo. Devo eliminare da questo DRV. Devo eliminare il template. Va bene. Adesso ci siamo. Ctrl O. Quindi apro il template. Devo aprire il template e modificarlo. DRV dot. Eccolo Sì. qua. Eccolo qua. Questo devo modificare. Apro il DRV dot. Ok, perfetto. Adesso ci siamo. Questo. Non ci interessa, lo cancello, sì, e lo risalvo. Allora, in questo modo io, non avendo salvato, aspetta, scusa, e lo risalvo, e lo risalvo come salvo formato foglio, come dot, va bene, in tutorial, e lo sovrascrivo. Ora, cosa succede? Perché dice impossibile salvare il documento? Ah, ce l'avrà in sola lettura, forse. Per forza. L'avrà in sola lettura. Ah, Forse è aperto? allora, chiamiamolo salvo con nome, diamo il nuovo nome, fai disegno. Ah, ecco. Ok, vedrai che adesso lui. Perché non so perché non è sia autorizzato a loro. Facciamo così, guarda. Allora, facciamo così, guarda, cambiamo l'ubicazione dei DRV dot. Creiamo, sai cosa facciamo adesso allora? Perché non ti permette di creare, mettiamo qua in documenti, ad esempio, la personalizzazione, oppure per esempio in download, profilati palestra Perché io qua, qua c'ho i profilati. Sì. sì, li mettiamo adesso formato foglio e lo facciamo puntare formato foglio. Quindi noi lo facciamo puntare qua dentro. Noi salviamo il formato foglio qui, disegno, il punto dot. Okay, vedi che Sì. lui ti permette di salvarlo, però dobbiamo anche dire al software che cosa, che da ora in poi il DRV lo prendi, se vai in posizione file. I modelli dei documenti non li prendi più qua in tutorial, ma lo prendi, aggiungi, vai in documenti, chiaro? Vai in documenti, Sì. download, formato foglio, questo. Vedi che abbiamo selezionato questa cartella a Sì, portare questa modifica? Sì. Sì, ce l'ha un po' da personalizzarlo perché non l'abbiamo mai fatto l'ambiente 2D. Ripetiamo da capo ora, vediamo se funziona tutto. Chiudi. Salvo. Ora sono qua, voglio creare un nuovo disegno. Faccio crea disegno dalla parte.
Vedi che adesso c'è formato foglio e tutorial, vedi? Fatto caso. Sì. Nel formato foglio che Sì. corrisponde al numero della cartella c'è il mio, quello che ho creato io. E in tutorial Sì. invece c'è quello vecchio, vedi che è già il cartiglio. A me interessa il formato foglio. Fai ok. Lui adesso ti chiederà il formato, ti chiederà il template, vedi adesso aggiorna tutto e ti dice... dice, devo eliminare questo, allora ho sbagliato. Aspetta un secondo che ho fatto una stupidaggine perché dovevo eliminare il formato foglio. Perché in questo modo lui mi lo obbligo io in questo modo a chiedere il formato foglio. Lo riapro un secondo e lo modifico. Devo cancellare questo, vedi? Questo qua devo cancellare. Il formato Sì. foglio lo cancello, non mi interessa. E dico e lo chiamo questo qua, lo chiamo F2, siccome siamo italiani, foglio Sì. 1. Ok. E lo salvo. Eccolo. Chiudo e riproviamo per vedere se tutto torna adesso. Faccio salva. Ok, a questo punto voglio creare il disegno da parte. Gli chiedo, vedi che c'è formato foglio e tutorial. Io scelgo formato foglio, vediamo se funziona Sì, adesso. disegno. Dovrei aspettarmi che lui mi chiede, eccolo qua, perfetto. Vedi adesso lui ti chiede in quale formato vuoi mettere da A0 a A4. Perfetto, io voglio da A3. Ottimo, così va bene. Foglio 1, perfetto. Quindi adesso comincio a mettere questo. Ecco, poi un'altra cosa, caspita, disabilita sempre le origini, perché tanto le origini non te ne frega niente, capito? Per cui allora modifichiamo il template e disabilitiamo le origini. Per cui facciamo così, guarda, chiudi tutto, salvare, non salvare niente. Non so. Riapri un attimo il template, disegno, e andiamo a modificare, cioè non facciamo visualizzare le origini. Io vado qui, tutto quello che memorizza nel template, dopo lui si ricorda, no? Per Sì. cui io non voglio vedere le origini, vai visualizza, nascondi mostra, io le origini non voglio vederle, ok? E salvo. Io ho salvato questa cosa nel template, ok? Anche la messa in, anche, Esatto, quindi il per primo, anche il sempre primo invece angolo, per gli vedi? altri Memorizzo anche il primo angolo, io voglio sì. che sia questo primo angolo. Applica. Adesso il template l'ho salvato, chiudi. Salva tutto, sì. Buono, riproviamo adesso, vediamo un po'. Partiamo da zero. Questo vediamo, Sì. faccio la messa in tavola. Crea disegno dalla parte. Mi chiede quale Foglio template sopra. voglio, formato foglio, il mio disegno. Ok. Mi obbliga adesso a chiedere quale formato. Io posso scegliere quello che voglio, io scelgo A3 ad esempio. Vediamo adesso se dà ancora, visualizza ancora le origini. Provo questo, ne porto dentro una. Vedi che adesso non compaiono più, perché nel template noi abbiamo Sì. Sì. disabilitato la visualizzazione delle origini e questo vale per tutti dalla 0 alla 4, perché abbiamo diviso il Okay. livello del template dal livello della messa in tavola. Chiaro? Bene, adesso Certo. dovresti essere a posto, pronto per fare tutti gli altri. Quindi facciamo un Ctrl S per salvare. Attenzione che qua non è nel formato foglio che devi salvare, perché lui ha memorizzato il formato foglio perché è l'ultima cartella salvata. Noi dobbiamo fare così, per obbligarlo a cambiare cartella, facciamo salvo con nome, si riposiziona qua, io faccio salva, sovrascrivo il file, ma a me non mi interessa perché voglio semplicemente fargli cambiare la cartella dove punta. E a questo punto cosa faccio? Vado qua, crea disegno dalla parte, va bene? Disegno, Sì. apri. Sì. A Quindi scelgo il formato tre.
3, A2, quello che voglio. Tra l'altro è in inch, tra l'altro, neanche in millimetri. Porco cane, qua dobbiamo cambiare anche l'unghia di misura o idea nel template. Però vabbè, possiamo anche tenercela così perché sì, forse voglio cambiare. No, ma conviene questa lezione assestare il computer e poi magari con calma Sì, settimana prossima perché qua facciamo la vedo che è lezione inch, di mezzo vedo. E tavolo. c'è da cambiare il template, mettere millimetri. Perché era inglese. Vabbè, no problem, dai, facciamo così, non salvare nulla. Ripetiamo un attimo, andiamo a modificare il template ancora un secondo. Che non c'ho, io non ho fatto caso, Facciamo così, allora, rimodifichiamo il template, andiamo qua, in dot, disegno, vedi? Apro. Vedi che il template è in IPS. Io non voglio IPS pollici, ma voglio, io sto modificando il template, voglio millimetri, grammi, secondi, l'unghia di misura. Ok? Poi faccio salva. Poi che altre cose ci serviranno? Basta, per ora, finora mi sembra che ci siamo. Chiudo. Non lo so, eh. Chiudo. Allora, vediamo se funziona adesso, Adesso cambiamo la cartella. Facciamo puntare la cartella questa. Salva. Sovrascrivo sì. E a questo punto faccio crea disegno della parte. Vedi che c'è formato foglio, disegno, fatto. Sì. A3, A3 mi ok. sta bene. Vedi che adesso ho cambiato l'unità di misura? Hai fatto caso? Hai fatto caso che prima Sì, c'erano c'ha millimetri? Qua sono mm. millimetri, che è la convenzione europea. Ok? Quindi abbiamo cambiato la proiezione come primo angolo e l'unità di misura. Perfetto. Angelo, te quando ne metti uno, metti questo qua il primo, giusto? Sì, metto il primo. Poi come fai? Come Poi una fai volta con che il metto il mouse primo, sinistro? no, una volta che metto il primo Sì. spostando il mouse su e giù, in automatico lui proietta, vedi? Vedi che se mi sposto Ma qua. stai pigiando il lato sinistro, Sì. pigiando il lato sinistro? No, lui in automatico dove mi sposto col mouse proietta. E a questo punto io col sinistro seleziono ok, mi Sì. sta bene. E poi col destro. Ok, adesso mi sembra che ci siamo adesso. Una cosa che ti consiglio io di nascondere queste vie che sono linee tangenti. Allora, però questo non ti Sì. conviene metterlo nel template perché a volte ti fanno comodo. È sufficiente andare sulla vista, bordo tangente, rimozione dei bordi tangenti. In questo modo è più pulito, no? Qua lo vedi, ok. Poi cosa puoi Sì. fare? Fai un bel Ctrl S. Cioè, ok, salva, perfetto. Allora, controlliamo un altro ora. Adesso io salvo, faccio Ctrl V, salvo e chiudo. Ctrl V, salvo e chiudo. Ok, voglio un attimino capire se tutto torna. Facciamo così, guarda. Facciamo così. Non salvare nulla. Torniamo un attimo indietro. No. Abbiamo fatto i primi. Ecco, una cosa che ti consiglio è mettere anche una descrizione. Questo è il codice dell'articolo. La descrizione Sì. mettila man mano che fai disegni, in modo che ti ricordi a che punto sei arrivato. Quindi, ad esempio, Ah, ecco. qui, ad esempio, Sì. aspetta un secondo. Ah, qua però c'è da mettere anche questo qua. Dobbiamo creare anche le proprietà. Le creiamo la prossima volta. Adesso fermiamoci un attimino ad aver compilato, almeno aver messo a posto i template delle tavole. Per cui ipotizziamo di Sì. fare il terzo, che non esiste ancora. Fai apri. Ecco, è questo. Quindi fai crea Sì. Sì. disegno dalla tavola, crea disegno dalla parte, ok? Lui mi chiederà quale dei formati, quale template vuoi usare. Questo, vedi?
che è Sì. sotto da un loro formato foglio, disegno questo, confermi. Scegli il formato in A3. millimetri A3, confermo. E poi qua troverai le viste. Io prendo ad esempio questa, la prima, e la seleziono qua. Una volta che ho la vista, la posso clicco sulla vista, mi compare questo menu contestuale. Questo, scusa, questo che non vedo, ormai non vedo. Ecco, eccolo questo. Io scelgo ad esempio, voglio su questa vista, voglio ad esempio questa a vista proiettata. Io adesso dove sposto il cursore, lui mi proietta la vista. Ok? Qua ad esempio vedo che è piccolino, insomma, si potrebbe anche ingrandire. Per fare le quote è sufficiente, io premo la D, che vuol dire quota. Dimension, no? Ok, premi la G, vai qua e cominci a quotare. Chiaro? E poi fai Ctrl S. Quando fai Ctrl Sì. S, lui ti chiede in quale cartella. Non cambiare il nome del Certo. file, tienilo sempre uguale a quello che ti propone lui, perché il nome del file è uguale sia per il 2D sia per il 3D. Cambia l'estensione. Cioè il 2D avrà estensione DRV oppure SLDDRV, mentre il 3D avrà PRT, che è la parte. Ok? Ho capito. Il codice lui te lo mette qua, il codice è il nome del file in sostanza. Ok? Sì. Poi fai un bel Ctrl V, salvo e chiudo. Ctrl V, salvo e Ma chiudo. si vede anche di quanto è il tondino, Certo, perché praticamente di fare così, guarda, qua, fai così, guarda, fai così, apri questo. Una cosa che bisognerebbe fare, Vedi che c'è un foro per vedere le distanze dal no, certo, foro. allora, qua una cosa che bisogna fare, allora, descrizione. Bisogna popolare questo, le proprietà del file. Per farlo io ti consiglio di utilizzare questo, si chiama Tab Builder. Crea ora. Si fa una sola volta, Sì. dopo vedrai che... Allora, come si fa? Allora, questo te lo faccio io una volta, poi tu non, dopo tu non lo fai mai, no? Vai, crei il primo... Ah, ecco. Sì, io ti preparo l'ambiente, no? Quindi casella di didascalia, qua gli mettiamo ad esempio descrizione. La casella la possiamo chiamare proprio descrizione, sì, che andrà descrizione. Ok? Testo mi sta Sì. bene e mostra tutto, lo mostro in tutte le configurazioni. Sì, dai, non complichiamoci la vita, tutte le configurazioni. Va bene, poi possiamo aggiungere magari una disegnato da. Allora, qua possiamo mettere ad esempio materiale, quello sì ci serve. Cioè, sapere di che cosa è fatto, materiale. Ok, qua invece mettiamo il campo che deve essere scritto nel 3D, materiale. Testo mi sta bene, descrizione, materiale. Basta, per ora lasciamo stare così quello che ci interessa in questo momento. Anche una data eventualmente, sì, una data, sì, potrebbe essere l'ultima data. Data, ma anche qua stessa cosa, data. Non è un testo, ma è una data. E faccio un bel salva. Dove lo salvo?
Questo è un altro problema. Sempre là, no? Sempre su documenti, là Sì, esatto, insieme, possiamo dove si è fare andato così, poi. guarda. Possiamo fare così. Modello proprietà della parte, noi la possiamo mettere qua in download e la Formato chiamiamo foglio. modelli di proprietà parte, modelli di proprietà. Facciamo nuovo. Cartella. Modelli proprietà. Lo metto qua dentro. Sì. Io lo chiamo template PRP, che sta per parte. Ah, Parte, facciamo ok. così. Parte. Salvo. E faccio chiudi. Ora, devo andare a dire al software che si trova lì, per cui faccio un F5. Devo andare a dire al software che si trova lì, per cui devo fare così, devo andare in opzioni. Ubicazione file. Modelli del documento, questo qua lo possiamo anche togliere a questo punto. No, lasciamolo perché noi andiamo a vedere qua proprio c'è una bella modelli formato foglio percorso di ricerca, non mi ricordo. La proprietà da cambiare, non mi ricordo. Modelli, tabella, documento. Eccolo qua. File, proprietà personalizzate. Devi togliere questo che non ti serve, oppure fai cancella questo e fai proprietà personalizzate, aggiungi in download, no? Modelli di proprietà, questo. Seleziona Sì. questo. Quasi quasi lo chiamerei proprio così, lo chiamerei file proprietà personalizzate, così lo chiamerei, guarda. Cambiamo il nome. Sì. File. Proprietà personalizzate. Ok? Manca una S, manca una Ah, S. per personalizzato. Ok? Faccio salva, confermi. E poi qua scelgo seleziona cartella. Ok, confermi. Se adesso vado qua, vediamo un po' se funziona tutto. Vedi? Perfetto. Qui ora tu cosa fai? Quando hai questa parte qui, ok? Quando hai questa parte qua, quando cambi il materiale, vediamo un po', facciamo se abbrassa, vediamo se te lo aggiorna. Non te lo aggiorna, non te lo aggiorna perché non l'ho aggiornato io, no problem. Devo subito cambiare, guarda, vai qua, modifichi, template parte sì. Aspetta un secondo, modifica che cosa? Template parte, ok. Perché non te lo apre? Andiamo a prenderselo da qua, guarda, scusa. Altra proprietà? No, andiamo a prenderlo da qua, andiamo qua, guarda. Quindi nel proprietà builder abbiamo il materiale, io lo voglio prendere da dove? Dalla parte, vedi? Quindi io vado a compilare Sì. il materiale della parte, lui si compila in automatico. Adesso posso salvare. Vedrai che adesso quando vado qui, per esempio,
Scusa, qui mi sembra, dove è questo? Mi sembra. Questo, esatto. Quando io faccio adesso, vedi che ho messo qua ottone, io faccio qua adesso un F5, Sì. vedi che me l'ha compilato in automatico? Perché l'ha preso da qua. Sì. La descrizione poi possiamo scrivere, ad esempio, asta, cosa possiamo scrivere? Trafilato, Ah, trafilato? trafilato. Sì, è un Trafilato. trafilato. Ok. Gli mettiamo Venti. di ottone, supponiamo, poi gli metti la data di oggi, ok? E poi fai applica. Qua, poi fai Sì. applica. Quando fai applica, lui queste proprietà dove le scrive? Le scrive qui. Vedi? Ora queste proprietà noi le prendiamo e le mettiamo sul cartiglio A3. Quindi facciamo crea. Disegno da parte, dice che esiste già, sì, grazie. Qua gli mettiamo, ad esempio, al posto di titolo, gli metteremo descrizione. Modifica formato foglio, gli metteremo ad esempio descrizione. Descrizione, ok? No, sbagliato. Sì. Descrizione. Due punti. Qui adesso metteremo il campo descrizione. Non più. Allora, com'è che facciamo? Allora, innanzitutto dobbiamo visualizzare qua gli errori che ci sono. Quindi facciamo qua, guarda. Se tu vai qui, fai visualizza, nascondi mostra. Io voglio vedere le annotazioni che hanno qualche errore, per cui errori di codamento, questo qua voglio vedere. Quindi io qua non voglio legarlo più alla description, ma lo voglio legare alla descrizione, al campo descrizione, lo modifico. Cerco Ho descrizione, capito. capito? No, Sì. aspetta, ho sbagliato. Faccio prima a rifarlo che a stare qua, faccio così, guarda, inserisco. Sì. Un'annotazione, una nota, la inserisco legandola alla proprietà. Quale proprietà? La proprietà modello trovato qui, descrizione, eccola qua, questa, scusa, questa qua. Confermo. Perfetto. Adesso io voglio togliere la. Innanzitutto voglio togliere, voglio scrivere più grande prima di tutto. Quindi questo supponi che mi deve occupare tutto questo spazio. Cioè tutto quello che scrivo andrà a finire qua dentro. Oh, ho capito. E poi lo faccio magari non 13, ma faccio ad esempio un carattere tipo Arial, che è molto più chiaro. Sì. Che è questo. E al posto di fare 13 faccio 20, che so io, leggermente più grande, Ah, ho capito. poi cosa devo fare? Devo, innanzitutto devo salvare questo nel template, in modo che così, quindi material, aspetta un attimo che prima devo fare una cosa. Già che modifico anche questo, non material ma materiale. Materiale. Ho sbagliato, scusa. Materiale. Materiale, ok. No, forse meglio che glielo faccio prendere a lui. Aspetta un secondo. Modifica formato foglio. Cancello questo. Glielo faccio, no, faccio così, guarda. Vado su questo. Inserisco. Una nota, inserisco che cosa? Una nota, quindi Anna, una nota, la nota la lego a che cosa? Non voglio nessun tipo di freccia, chiaramente, ovviamente, voglio qui, e la nota io la lego al campo. Aspetta, il modello usa le proprietà personalizzate da
modello trovato qui e andiamo a prenderci che cosa? Materiale. Materiale. Perfetto. Ottone. Dopo ti faccio, dopo magari gli altri li compiliamo insieme, giusto per farti vedere come funziona. Poi adesso tolgo la visualizzazione degli errori, per cui vado qua in visualizza, nascondi mostra, errori di collegamento li tolgo e poi salvo il formato, sovrascrivo il formato. Adesso tutti gli A3 salva con nome. Sì. Salvo che cosa? Salvo, no scusa, ho sbagliato, devo dire salvo formato, questo salvo formato, Ctrl Alt Shift S, A3. D'ora in poi tutti i formati A3 saranno compilati automaticamente con materiale e descrizione. Controlliamo, facciamone uno nuovo, per esempio. Sì. Quindi andiamo avanti. Per esempio, vedi che l'ha compilato qua, vedi? Guardiamo che l'abbiamo già Sì, fatto, ho vedi? visto. Qua facciamo adesso, apri, facciamo l'altro. Ripartiamo da capo. Per esempio questo. Questo cos'è? Io adesso faccio, cancello un attimo, nascondo questo. Descrizione, il materiale è questo, cominciamo a segnare il materiale. Facciamo finta che sia, ad esempio, nickel. Oppure B60 alluminio. Sono personalizzati, mi sembra. Vedi che l'ha messo qua. Dopo devi compilare questo, il 22, e poi devi compilare la descrizione. Come si chiamerà questo? E tubo collegamento telaio. Tubo telaio. Ok, applica. Devi fare sempre applica in modo tale che Sì. lui queste proprietà le va a scrivere dove? Qua, vedi? Nella proprietà del Poi. file. Una volta Sì, che le ha sì, sì. scritte qui, adesso, quando fai crea disegno dalla parte, scegli il disegno, giusto? Fai ok, Sì. scegli, devi scegliere il formato A3 perché gli altri non li abbiamo ancora fatti, no? Per cui facciamo apri. Nel Certo. momento in cui tu prendi questo e lo porti e lo Sempre la trascini, parte perfetto, sempre la sì, parte A, giusto? Sempre la parte A o destra. destra o sinistra, la vista che ti interessa, lo prendi qui. Nel momento in cui lo rilasci, lui vedi che va a compilarti in automatico il cartiglio? Hai fatto Sì. caso? Sì. Sì. È chiaro? Vedi che te l'ha compilato in automatico perché ha preso le proprietà della parte e le ha messe qua. E poi fai un bel Ctrl S. Chiaramente salvi sempre. Salvare. Esatto, Ctrl S oppure qua file salva. Chiaramente qua adesso devi dare le quote, no? Per cui vai, premi la D, cominci a dare un po' di quote. Santa. Ok. Poi qua gli dai la sagoma, Sì. magari, cioè dipende quello che vuoi fare, no? Comunque, ok? E magari gli dai anche lo spessore, magari. Non so, ma nella descrizione lì c'è un bel lavoro da fare sulla messa in tavola perché è un nuovo argomento. Ok, una cosa che potrebbe essere utile è, per esempio, cambiare una cosa che non mi piace a me, le frecce. A me piacciono queste frecce, anzi, le mettiamo nel template adesso. Vedi qua, a me piacciono queste frecce qua. Quelle che fa lui non mi piacciono, preferisco queste. Aspetta, quote, eccolo qua. Qua io voglio questo rapporto che 1, 2, 3. A me piace la freccia così, guarda. Vedi che è più tozza, Oh. è più Sì. elegante, capito? Per cui allora noi questo lo Sì. mettiamo nel template. Nel template cosa vuol dire? Che adesso tutte le volte, ancora no. Ma se lo mettiamo nel template, memorizziamo questa impostazione. Per cui andiamo nel template dot, drv dot, cioè questo. Ok, facciamo apri. Andiamo qua in opzioni.
e andiamo a dire che cosa? Che proprietà del documento, quote. Andiamo a impostare in modo permanente, cioè tutte le volte che tu adesso farai la messa in tavola, le frecce Sì. avranno questo rapporto 1, 2, 3, vedi? Poi Oh, sì. sa, chiudi, fai ok, l'abbiamo salvato nel template, facciamo salva, salviamo il template, cioè Dai. sovrascriviamo, ok? Perfetto, per questo facciamo chiudi. E Ctrl come si fa a farlo chiudi. 120? Perché tu vuoi 120 per 60, se ora volessi fare Dimmi. Aspetta, nella voglio. tavola c'era lo spessore e 60 di altezza. Sì. Se questo qua, tubo collegamento, Sì. quando clicco sopra, come faccio ad aprirlo? Devo cliccare No, è sufficiente due che vai qua col destro. E poi cerchi apri. volte? Sì. Quando se vuoi aprirlo è facile, basta che vai qua sull'oggetto col destro e poi dici apri. Vedi che c'è una Sì. voce chiamata apri, apri e Ci si apre. lui ti apre quel pezzo. Ok. È chiaro? No, la tavola che avevamo messo, la tavola che avevamo messo c'è il Fai disegno. apri disegno qua col destro Ecco, e lui ti apre il disegno già fatto. questo dicevo, siccome qui abbiamo messo 60, va bene, 2,5 e telai, ma la larghezza è 120. Metti. Come faccio a farglielo venire la Allora, premi la quota? D che vuol dire quota, poi premi il Sì. Sì. primo qua sopra, premi il secondo che è qua, ok? Sì. E poi quando sei qui devi andare qua in linea di associazione e dire che cosa? Che tu non vuoi quotare questo, vuoi quotare massimo, no, scusa, ho sbagliato, massimo, vedi, massimo. Vedi? Certo. Non centro. Sì. Massimo. Non ho il centro, ma Ok? certo. Confermo. Sì, esatto. Chiudo tutto. Ok? E facciamo una prova con un altro. A me interessava capire se le frecce lui le aveva memorizzate nel template. Facciamo l'altro, questo per esempio. Che sicuramente questo non l'abbiamo fatto. Fai apri. Qua chiaramente Questo è un un filo. filo. Qua mettiamo materiale, non so, copper, rame. Dopo lo cambi te il materiale. Adesso non è che mi interessa. Volevo capire un attimino. Prendo questo. Property, vai qui. Vedi che è descrizione. Mettiamo filo. Ok? Filo, filo. Sì, Data, basta. mettiamo data di oggi. Applica, applica, molto importante. Applica. E poi vai a controllare per Certo. scrupolo che la proprietà ci sia, no? Ok? A questo punto Sì. cosa facciamo? Crea disegno dalla parte. Scelgo il disegno, Foglio il disegno. formato, devi scegliere la 3 per forza perché gli altri non li abbiamo ancora fatti. Ok, Certo. a 3. E poi andiamo a quotarlo, vediamo se le quote quando mettiamo dentro il disegno lo compila. Vedi, filo, la descrizione, il materiale, il codice. Quando invece mettiamo le quote, voglio capire se lui, diciamo, ha aggiornato. Ah, possiamo fare così, guarda. Perfetto, vedi che. Andiamo, vedi che la freccia non è come prima, ma l'ha aggiornata. Infatti, se tu vai in opzioni e poi vai in proprietà del documento, troverai in quote, troverai 1, 2, 3, perfetto. E lui Uno, funziona. due, Sì, tre. sì, 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 sì. Perfetto, Bello. quindi abbiamo cablato nel template questa proprietà. Ok, poi fai un Ctrl V, Esatto. salva e chiudi. Salvare, sì. Sì, manca un po' di quote, è solamente la parte iniziale, salva, sì, nella stessa cartella, con lo stesso nome, va bene. Ctrl V, salva e chiudi.
Angelo, guarda, sono già le sette, Sì, eh? Io tengo sotto controllo all'orario, va eh? bene, dai. Ok, finiamo qua allora, dai. Mi sembra che per oggi è abbastanza. Abbiamo impostato, diciamo, un po' Sì, la no, più che struttura. altro diciamo che oggi abbiamo impostato la struttura, esatto, impostato la struttura, io mi faccio un po' di corsi, questo qua lo lascio sempre sospeso perché la prossima volta questo cancelliamo tutto come disegno e si parte da zero per vedere proprio come Va fare bene. e non dalla tastiera ma eccetera, capito? È importante che il computer lo hai sistemato, Sì, ma manca. perché giustamente Sì. ti ricordi, Sì. prego, dimmi. Manca ancora il template dell'assieme, ma lo vediamo la prossima volta questo. Certo, io direi una volta sistemato il computer, Sì. secondo te mi consigli di portarlo qua all'omino che me l'ha venduto, che Daniele ce l'ha dato? Se praticamente gli vanno No, aumentati i no, ma va RAM, bene da così. 8 a No, per ora va 4 bene. No, no, per fare questo abbastanza può andare bene. Dopo, magari un domani, quando fai assiemi più complessi, più grandi, magari il computer non ce la fa. No, per ora va bene. Lascia stare. Va bene, computer. No, mio figlio per il compleanno, se io poi andassi lì in Germania alla fiera di Fibo, lui mi Sì. raggiunge, me l'ho anticipato, dice non ti faccio nulla, però ti posso regalare un Mac usato con No, delle lascia belle stare il Mac, lascia stare il caratteristiche. Mac, lascia stare. Lascio perdere il Mac, uso il Windows là, per il programma così lascialo perdere Macintosh. Il Ah, ho Macintosh lo uso nelle capito, ho capito. tipografie, ti tagli fuori, vai col 99% della popolazione mondiale che si vuole lavorare. Allora gli di perché lui mi poteva comprare sempre Sì, sull'usato per farmi una. ma lascia perdere, prendi un portatile normale, ma anche questo computer va bene, lascia stare, cioè, va bene. Ma è piccolino, capito? Mi diceva un 17 pollici, può essere? Sì, può essere, può essere. Ma per ora va bene, dopo quando magari E allora quando. Esatto, quando sarà il momento, verso novembre, perché io Sì, faccio il sì, sì, compleanno a sì. Va dicembre. E mi dici bene, va bene. te la caratteristica perché a quel punto servirebbe per fare visualizze e farli colorare, hanno Di bisogno più di una potenti, quello scheda sì, per fare madre rendere, potente, sì, per fare rendere sicuramente. capito? Però andiamo sempre per gradi perché io vedi sono abituato oggi una cosa, domani un'altra cosa. Allora senti Va Angelo, io bene. sono contento perché cioè, abbiamo assestato tutti i template, tutte quelle cose lì. Sì, c'è da completare E le alcune, prossime lettere. cosine, ma la volta prossima cominciamo magari a completare il template dell'assieme che ancora non abbiamo fatto e poi magari anche gli altri formati. Allora, io in testa mi programmo questo. Stiamo sempre insieme a sistemare tutto quanto prima di iniziare a fare Giusto, le tavole. Dici, giusto. ok, tutto E poi pronto, cominciamo a fare le tavole. ancora un'altra volta. Va Esatto, bene. meglio così perché a me non siamo tutto come tu mi hai fatto i tubi, per me è un gioco, eh? Qualsiasi tubo voglio fare, me lo seleziono, apro quello là, saldature, vado a cercare il tubo e trovo il quadrato, il rettangolo. Quindi è come se noi anche questo lo settiamo, non so come si Certo, lo dice, impostiamo, certo. lo Certo. prepariamo. Bene, Va bene, Ancio. dai. Va bene, Dai, vado anch'io grazie adesso. mille. Ci vediamo, ci aggiorniamo settimana di Buonanotte. settimana. Grazie. Ciao, buongiorno a Buonanotte. te. Buonanotte. Ciao, 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 ciao. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ciao.